Qua è stato ammazzato il bro. Mi ricordo, con la spada, come sta? Sì, che gli ha infilzato una bella spadona nel collo, dov'era? Ma non mi ma che cacchio me ne frega dove gliel'ha infilato. Bene, ci troviamo praticamente al piano G. Piano in cui è avvenuta la morte del secondo personaggio di questo videogioco. Ci mancherebbe ancora una terza storia. Io consulterei al volo lo specchio per capire che cosa dobbiamo fare. Perché qualcosa la dobbiamo fare. Il problema è che non so che cosa. Dobbiamo finire la storia dell'altro blo. Non mi ricordo, del dottor Bose dobbiamo finire la storia, no? Dobbiamo capire come è crepato il dottor Bose. Ok. Usiamo lo specchio rilevator. Signore piano 2. Signore la madre di Jimmy vola. Signore la madre di Jimmy vola. Signori vola. Signori vola. È piano, bro! Pensavo fosse Jimmy nell'ascensore. È dietro di me. È dietro di me. Ripeto, Mayday. È dietro di me. Tecnica sempre quella. Non è che dici la cambia, no. Jimmy, I'm back. Yeah. You don't vedevi l'ora, eh. Ah. Veloce con sta chiave. Ferma. Lasciami in peace. Tranquillo. Entra. Ma bro. Dai, ma perché? Ma che ho fatto di male? Aspetta, compa. No. Yes. Signore e signori, dovevamo chiedere un paio di cose, Non mi ricordo dove eravamo rimasti. Jimmy refused to let you administer his medicine. Is that connected to what you said about the wooden paddle? Please. Jimmy disse che aveva usato la pagaia per picchiarlo. Non avrei mai usato la violenza su un paziente, era ridicolo. Ma Rose gli credeva. Ecco cos'era la bugia che gli disse a Rose. La bugia che il dottor Bose lo picchiava con la pagaia. E quella là ci ha creduto. Mi sa che era dietro. Eccolo qua. Signori, bisogna in arrivo. I would never use force like that on a patient, Mrs. Hall. It goes against everything I believe in. You have to understand, he's making it all up. Non userebbe mai la forza su qualcuno, dice alla signora che era qua dentro, mi sa. Ok? Della roba di cui parlavamo prima, raga. Dottor Bose spiega cosa è successo, ok? Parliamo col signor Dottor Bose, che ci facciamo spiegare questa situazione qua. I saw you trying to explain what happened with Jimmy. You seemed desperate. Sembravi disperato, vero? Per la situazione là della pagaia. Ero preoccupato che Rose avrebbe creduto a Jimmy. Era una palese bugia. Ma sono riuscito a convincere Rose che Jimmy stava mentendo. Quindi Jimmy che fa? Non si vendica. Dove devo farla sta visione? Nel cesso. You can't get away from me that easily, Jimmy. Non puoi fuggire da me così facilmente, Jimmy. Mentre dovremmo ricominciare da capo, non credo. Why don't you do what I ask you to do this time? That would be a good start. Ho fatto volare Martina 000000009. Calma. A gift dati a room sub to Martina 000000000. I saw you sitting on a bed. Ti ho visto seduto sul letto a parlare con Jimmy. What were you doing? Cosa stavi facendo? Quando si accorse di essere stato sorpreso a mentire, pensavo che avrebbe iniziato a interagire con me e fare quello che gli chiedevo. Invece si inventò un'altra bugia.
Solo che questa era molto peggio. La peggiore. Che cacchio si inventò? You said Jimmy made up another lie about you. A much worse lie. Una bugia molto grave. C'entra con l'album? Oh, però potrebbe anche essere, se ci pensi. Jimmy mi ha accusato del peggior crimine possibile. L'ha preso da un articolo di giornale che aveva letto. E gli ha incollato la sua faccia. Ha senso. Yeah. Yeah. Che cacchio ha fatto venire la polizia? Perché mi dà di là? Vediamo. No, mi dà di qua, raga. Calma, calma. È la polizia. Abbiamo bisogno che lei venga alla centrale. Può aprire la porta, per favore. Sto volando. Sto volando, l'ha preso la polizia. Sto volando, no, lo vuole prendere. Ti ho visto sconvolto, sentito la polizia bussare alla porta. Cosa stava succedendo? Rose mi ha denunciato. Sapevo che mi avrebbe rovinato. Non avevo carriera, né futuro. Eh sì, ma se non è vero, decisi di prendere il controllo, una volta per tutte. Ma dottor Bose, dottor Bose, raga, non ha paura però, eh? When you said you decided to take control once and for all, gente, niente. Does that have anything to do with what you said about the washing line and rolling pin? Non c'entra proprio niente, eh? I experimented with the washing line, but it was too thin. I found some rope instead. I still had my keys to the hotel, so I crept in one night while I was on bail. Aspetta, non ho capito! Aspetta! Lui prese il controllo con lo stand di biancheria! Cioè, lui prese il controllo con lo stand di biancheria! No! Che fai? Che cosa fai? Na 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 na. Ho tolto la scena su TikTok, l'ho proprio tolta. Ha deciso di comunque effettuare una piccola manovra. Ha deciso di effettuarla. Ok? Ha deciso di effettuare. Quindi praticamente, raga, non mancava niente per la fine del bro. L'abbiamo lasciato proprio alla fine, l'abbiamo lasciato. Hai visto, ragazzi, una corda al collo? Why? Ti sei fatto del male. Un pochettino, sì. Ne avevo abbastanza. Non c'era modo di tornare indietro. La mia vita era finita in ogni caso. Dottor Bo. Dottor Bo, io avrei un consiglio, dottor Bo, eh. Dottor... Arrivederci, arrivederci. Dottor Bo, io un consiglio ce l'avevo, però ormai è troppo tardi. Signore e signori, anche il dottor Bose ci lascia. Anche il dottor Bose ci lascia così, signori. Ci ritroviamo esattamente al 70% di storia completata. Il dottor Bose ci ha lasciato così. Ma poi scusami, perché era finita la sua vita in ogni caso? Non ho capito. Se erano informazioni false. Non è che dici, toh, l'ha diffamato di una cosa vera. Poi un attimo farti portare in centrale. Scusa, la polizia non è che lo ammazzava a vista. Faceva prendere la polizia, anzi se ne andava da sto hotel. Gli facevano forse un favore. C'era una visione da fare al 2, raga. Raga, c'era una visione qui. Qui, raga. Harvey was going to shoot Jimmy. Eccola. It was just a letter opener. It was self-defense. Look. Eccola. Me lo ricordo, raga. No. Come si chiama la nuova bro? Rose Hall. Questo è il mio hotel. Questo è il mio hotel, ci ha detto. I saw a lady explaining that. Ho visto una signora spiegare il pugnale che era un tagliacarte. Chi era? È lei. Ero io. Ho dovuto spiegare alla polizia che il pugnale era solo un tagliacarte e che Harvey aveva una pistola carica. Signori, ci ricolleghiamo ad Harvey. Jimmy ha agito per legittima difesa, hanno capito. Raga! Ragazzi, siamo ricollegati ad Harvey. Ovvero quello che è stato ucciso nello scorso episodio da Jimmy con il tagliacarte.
Cercavo un mare calmo e... Ti spenta la luce. Abbraccino. Eccoci. Oddio. Oddio. Behold, I am the great Hugo. I stand alone above all others. I am the light which illuminates the darkness. I alone am. Mi sa che il 5732547 ha proprio preso il volo. Hai capito il Jimmy? Il grande Ugo sul palco. I saw someone on stage, a performer. Ho visto qualcuno sul palco, un artista che si annunciava come il grande Ugo. Quale sarà Jimmy travestito, tipo quel pazzo? Ah no, era un mago e un intrattenitore. Aveva comprato l'albergo per promuovere il suo spettacolo teatrale. Era diventato famoso. Era in televisione. Ha lavorato come suo assistente. Poi le cose si sono... puntini puntini sviluppate. Anche se vuoi tutto è magnifico. Sono impazzito. È finita. È finita. Corro di notte. Aspetta. Aspetta. Era mio. Corro di notte, lampioni le stelle. When you said things developed with Hugo, quando hai detto le cose si sono sviluppate. Is that connected to the wedding ring? Ha a che fare con la fede nuziale? Yes. Sì. Eravamo sposati. All'inizio eravamo felici. Prima che le cose iniziassero a cambiare. Parliamo, se n'è andata. Is it Rose? Oh. E poi senza avvisare sei qui. Perché no? Vecchio. Dove cacchio è? Ah. Ok, così sì. Segui il fiume all'orizzonte, dove l'estate non cambia colore. Diamolo. Top. I miei complimenti, Eutum. Anche se vuoi tutto è magnifico. No, 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 no. C'è Jimmy. Entra, entra. No, mi sono cagato. No, raga. Hai trovato un poster per lo spettacolo comico di Jimmy. Immagino che spettacolo comico. Vedere la sua faccia già è comicità, effettivamente, però quindi ha senso. Bene. Oh, una chiave però. Miau. When you said Jimmy found a way of bringing in more guests. Un modo per portare altri ospiti. What you said about the Hugo Punch poster? È collegato al poster. Hai abbinato questi. Yes. Sì. Day, era quello lo spettacolo di Jimmy. Era un comico. Era bravo, davvero bravo. Oh, sempre io che ci vado da dietro gli faccio. La gente ha iniziato a venire solo per vederlo. Porco cane. Porco cane. Bella Gabriele, ti voglio bene, fratellino. Ammazza che comico. Miau. Raga, immagina pagare per vedere Jimmy. Che è un po' quello che ho fatto io, dato che ho pagato il gioco, effettivamente. Sa che c'è iniziato? Siamo in ritardo! Siamo in ritardo! Ciao a tutti! Ciao a tutti! E sto casino? E non posso camminare più qui. Oddio! Ladies and gentlemen, please welcome to the stage your entertainment for this evening, Mr. Eccola. Hugo Punch! Da.
I saw you announcing Hugo Punch onto the stage. Hugo Punch sul palco. Mi stavo divertendo. Stavamo guadagnando di nuovo. Tutto sembrava migliorare fino a quando puntini di sospensione. Jimmy ha iniziato a comportarsi in modo strano. Lo sentii gridare, si fissava. Sembrava arrabbiato. Ma che cacchio faceva nel po'? No, raga, io immagino sto pazzo che inizia lo spettacolo e inizia a ammazzare a tutti. Corro di notte, lampioni le stelle, c'è il bar dell'indiano, profuma di me. Mi prende, è finita. She said about Jimmy staring at himself and si fissava e si arrabbiava. Is that connected to what you c'entra said con quello about che hai detto mirrors? Sugli specchi rotti? Per forza. Rompere gli specchi è stato solo l'inizio. Gli chiesi spiegazioni ma non si ricordava di averlo fatto. Poi sono iniziate altre cose strane. Piano 3. Questo era il piano 3, raga. Questo qui era il piano 3. Schio. Però se campri, amore mio. Schifo, zimmi puzza, zimmi schifo, zimmi maiale. Sì, ma I'm sorry. Siamo venuti qui per ballare o per vedere la visione? Oh, papà. Porco. Pensavo fosse Jimmy. Oh. C'è anche Jimmy. C'è Jimmy, ragazzi. Jimmy, yeah. I saw you standing in a corridor full of mannequins. Ti ho visto in piedi in un corridoio pieno di manichini. Chi ce li ha messi? Paperino, cioè. All'inizio non capivo, ero confusa. Ma poi capii. Non era Jimmy che faceva queste cose. Come gli specchi. Stava iniziando a frantumarsi. Jimmy non aveva più il controllo. Who's there? C'è andata. Calma. Questo è meglio. Perché non dobbiamo fare 20 giri di corridoio per andare a ricavare altre informazioni. Vuol dire che dobbiamo andare là, nella 308. E ciò che troveremo nella 308, secondo me, servirà per la visione della 301. Ma non è in bagno. Perché mi dava il menu rosso allora? Ragazzi, sono fottuti la 308. Mi dispiace, se la sono rubati. Sono entrati i ladri. Ah! Beh, scusa, ma qua c'è la 307 e poi qua ti chiudi. Ma che cacchio stai dicendo, bro? Cioè, 307 e poi qua c'è la porta. Ma che cosa stai dicendo, bro? Ma dove cacchio è la 308, bro? It's just his comedy routine. It's his sense of humor. Oh, I'm sorry if you've been offended. Excuse me. I saw you in the ballroom. The audience was booing. Mi sono stata a ballo, il pubblico fischiava e tu chiedevi scusa. Cosa stava succedendo? Quel pazzo psicopatico ha fatto qualcosa, è normale. Non era più Jimmy quello sul palco. Era Hugo Punch. Il suo personaggio comico. Hugo ha iniziato a insultare il suo pubblico ogni sera. Sembrava divertirsi. Poi un giorno dopo lo spettacolo un ospite disse a Jimmy cosa pensava di lui. Jimmy perse la pazienza. Fece qualcosa di stupido. Cosa serviva il rotolo di cavo di rame? Jimmy si portava dei cavi con sé. Gli piaceva giocare con l'elettronica. Giocare oppure guastare un intero hotel? Lo scopriremo. When you said Jimmy lost his temper and did something stupid. Ha fatto qualcosa di stupido. Is that connected to what you said about the coil of wire? C'entrerà mai? Con il rotolo di cavo? Jimmy locked a
Jimmy la chiuse a chiave in una stanza e la legò. Che psicopata. Non sapeva cosa avrebbe fatto. Ah, non sapevo. L'ho trovata e l'ho lasciata andare. Jimmy disse che era uno scherzo. Lei non ha sporto denuncia, ma l'ha detto ai giornali. E forse anche peggio. Stanno chiamando? È la reception. Signora Hall, possiamo scambiare due parole? Penso siano i giornalisti, raga. Penso siano i giornalisti questi, perché si vedevano prima dei flash. L'ho vista irritata. Della gente bussava alla porta facendo domande. Chi erano? Penso giornalisti, raga, vediamo. Giornalisti. Volevano Jimmy. Ma Jimmy non aveva il controllo. Era Ugo Punch che aveva legato la donna. Quindi praticamente Jimmy non poteva più controllarlo. Era depresso. Voleva solo lasciarsi tutto alle spalle e andarsene. Ma quindi sto qua è impazzito perché? Dal primo spettacolo che fece? Perché si impersonificò troppo nel personaggio? Ma che cacchio vuol dire? Perché è impazzito sto qua? When you said Jimmy wanted to leave everything behind and go, is that connected to the goodbye note? Huh? Jimmy odiava quello che aveva fatto. Aveva combattuto contro Ugo Punch per tutta la vita. Era dentro di lui. Gli faceva fare tutte quelle brutte cose. Jimmy non voleva più vivere. Credo ci sia qualcosa da prendere. Uno sai com'è. Chiave 201. Allora, penso sia fuori la visione. Jimmy? Non è fuori, è qui. Era in bagno. Che cacchio ha fatto? I saw you in a room upstairs. Sì. It looked like you found someone. Sembrava che avessi trovato qualcuno in un bagno. What happened? Che cosa è successo? Era Jimmy. Aveva cercato di... Ecco perché dovevo dirgli la verità. Manca una visione qua, ma non lo capisco. Mi devo girare messo qui o là, boh. Perché nel frattempo c'è Jimmy. Porco cane. Nel bagno, di nuovo con sto bagno. Ce l'avete col bagno, ce l'avete. Detto il bagno dall'altra stanza, no questo. Porco cane si esce. E domani non lavoro, quindi raga, l'ho rischiata questa, lo ammetto. Sto rischiando, mi uccide. Sto rischiando, raga. Ho rischiato, mi piace il rischio, ragazzi. Mi piace il rischio. Raga, sono confuso. Chiave. Basement store. Basement store. No, aspetta, qua c'è un'altra porta, aspetta. Signore e signori, mi sa che è una delle ultime porte che apriremo in questo videogioco. Il ripostiglio del seminterrato. Certificato di nascita di Jimmy Hall. Found Jimmy's birth certificate. Ho trovato il certificato di nascita di Jimmy. It says Hugo Hall is Jimmy's dice real father. Dice che è il vero padre di Jimmy. Jimmy is Hugo's Jimmy son è il figlio di Hugo. In every way. Sotto ogni aspetto. You said you had to tell Jimmy the truth.
Does that have something to do with what you said about Jimmy's birth certificate? Sono stupido. Per forza è questo. Ho ammesso tutto a Jimmy. Lui non si ricordava di Ugo. Aveva bloccato il suo ricordo. Ugo aveva picchiato Jimmy da quando era nato. Per 2 anni. Avrei dovuto fermarlo prima. Sexy. Dario Tene sottolineatura ha lanciato 115 pezzi dal finestrino dell'aereo. Buona... No, non mi ha visto. M'ha visto. Se non si vede... No, non si vede. Non si vede. Raga, l'ha beccata. L'ha beccata, raga. E non mi fa entrare. È stata lei? No, è stato lui. È stato lui che picchiava Jimmy. Una frusta. Lei l'ha scoperto e ha preso ammazzate lui, non Jimmy, ti pare? Vi immaginate, lei lo scopriva e prendeva ammazzate a Jimmy. I saw you with a wooden bat. Attacking. Hai visto attaccare qualcuno con una mazza di legno? Chi era? Hugo. L'ho seppellito laggiù nel cemento. In una stanza segreta. Avrei dovuto farlo prima. L'ho lasciato abusare di Jimmy per troppo tempo. Pensavo che il senso di colpa sarebbe svanito se glielo avessi detto. Mi sbagliavo, ha peggiorato solo le cose. Non potevo accettare quello che avevo fatto. Non potevo convivere con me stessa. Couldn't live with yourself. Does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? I had no choice. Non avevo scelta. Jim era andato a cercare la tomba di Ugo. Ero sola, sapevo cosa avrei dovuto fare. C'era scritto 2 ore? Fuoco. Cos'è successo? Se non l'avessi fatto ci avrebbe pensato Jimmy, o meglio, Ugo, a farlo. Perché o meglio Ugo a farlo? È ancora al comando, anche adesso. Mi sta controllando! Chiedi a Jimmy di mostrarti dove vive Ugo! Chiedi a Jimmy? I know Hugo's your father, Jimmy. I found your birth certificate, and I know Rose tried to kill him. Ho trovato il certificato di nascita. So che Rose ha cercato di ucciderlo. Then where is he now? Adesso dov'è allora? Bro, ma io che ne so. Well, why don't you come and meet him? It's time I introduce you to the family, Maya. Perché non vieni a conoscerlo? È ora che ti che si presenti alla famiglia Maya. Allora, innanzitutto infilati qua. Dove ha cementato Ugo, vero? Pensava di essersi sbarazzata di lui. Ma non aveva capito. Hugo was just one of us.
just another log on the fire. He burned out. But the fire's been burning down the halls for centuries. Clearing the way, lighting the darkness, laying waste to the old and the poor and the weak. And it's burning in you too, Maya. Impazzito. I can tell. We are destined to meet together, you and I. You're the one I've been waiting for. Which is why. Ragazzo, qua mi picchia. I can't let you leave. Non è che mi picchia. You're staying here with siamo me, destinati ad essere insieme a te. E gli spacco la faccia. Io ti spacco. Che faccio, raga? Ecco perché non posso lasciarti andare. Hello, Maya. Che faccio, raga? Maya! Maya! You can't escape me, Maya! Open the door! Hai 5 amiche da salvare! Salverà qui per l'ultima volta. Ora devi salvare le tue amiche, ma se Jimmy ti prende hai perso. Porco cane, porco infame. E dove cacchio sono le mie amiche? Ah! Fratelli, ma Jimmy ti ha colpito per l'ultima volta. Porta sbloccata. Oh, sorelli. Oh, sorelli, sono qui. Sono qui, sorelli. Sono qui, sorelli. Sono qui. Sono qui, sorelli. Sono qui, sorelli. Manda fuori la mia. Get to the elevator as quickly as you can. Via, 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 vattene. Più velocemente che puoi. Aspetta che se ne vada. I quattro amici da salvare. 111. Oh, sorelli. Sono qui, sono un fenomeno. Una fenomena. Ciao. Ok, ok, siamo a due, 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 siamo a due. Corri. Corri, my man. Ma my sister, come cacchio. Non clicca, non clicca. Corri, corri. Entra, entra. Brother, sister, mother. Entra, 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 entra. Oh, sorelli. E siamo a tre. E siamo a tre. E siamo a tre. E siamo a tre, sorelli. 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 Ciao cucciolina, ciao. Sono arrivato in ritardo, scusami, non volevo. Bei capelli. Ciao, 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 ciao. Vai via, amore mio. Get to the stairs as quickly as you can. Hai salvato tutti i tuoi amici. Aspetta che se ne vada. Quella era l'ultima persona da liberare. Ora trova l'uscita e scappa. Piano G, raga. Piano G? L'uscita. Da dove sta arrivando l'ascensore? Dalla Giamaica. Devi dire dove cacchio si esce ora, subito. Subito me lo devi dire. Tutte le tue amiche sono uscite sane e salve, punto. Hai completato A Dead of Night.
Maya! Sì. Maya! Sì, sono a casa. Mi sto facendo la doccia. Stop. Why do you keep making me do these things? Please just stop it. You're always going to do it, Jimmy. I'm in charge. Not you. I'm in charge. C'è un altro che non conosciamo. Tipo il mio lato che a cui piace fare matematica. Ci parla nei sogni. E ci dice in che modo ci vede lui. Che è diverso da quelli in cui vediamo noi stessi. Punto. Carl Jung. Jung. Tutung. Trututung. Shung. Lung. Non so come si pronuncia. Puoi vederli. Nel cuore della notte.